Architetto Calzona, siamo qui nel museo di Ricadi a Santa Domenica. Ci racconta di questa struttura? Sì, buongiorno. Questa è una struttura, è una delle sedi del Museo Civico di Ricadi, che è in 5 sedi: il Museo del Mare, il Museo Antropologico, quello della Cipolla e quello della Torre. E questo, che è quello di più recente inaugurazione, perché è quello, diciamo, da un certo punto di vista più complesso, perché contiene tutti i reperti, sono di proprietà dello Stato, quindi il paleontologico, l'archeologico, sia nella parte della greco-romana dove siamo adesso, sia nella parte preistorica. È un sistema museale che funziona soprattutto attraverso i volontari del servizio civile, e quindi stiamo facendo una serie di convegni, siamo stati anche invitati fuori, perché questo è un sistema, diciamo, un museo diffuso, è una forma nuova di musei, è come questo qua. Qui c'è, per esempio, qui dove siamo è la sala greco-romana. In fondo ci sono i reperti greci, sono stati rinvenuti negli anni 70 a Torre Santa Maria, dove c'era un villaggio greco attivo dal VI al III secolo prima di Cristo. Dopodiché, sistemando il museo, si è proprio capito l'importanza di questo villaggio, che era a metà tra Ipponion e Medema. Invece nella parte romana, in massima parte, sono reperti rinvenuti nella baia di Santa Maria, perché dopo i greci arrivano i romani non hanno bisogno di essere arroccati, quindi scendono a valle, diciamo, nella spiaggia, nella parte, e costruiscono questo grande emporio. Sono state trovate migliaia di anfore come quelle che vedete qua, sono in altri musei, a Reggio, a Vibo, e qui c'è la soprintendenza, ha deciso insieme a noi di costruire questo museo del territorio, e ci ha dato tutti questi reperti. Ci sono quasi 30 anfore, come potete vedere, ma anche dei contenitori di altro tipo, altro materiale, tutto materiale, diciamo, particolarmente importante per capire la storia di questa zona nel periodo greco e romano. Mentre sotto c'è la parte che è preistorica e protostorica, con diversi reperti che provengono dalla zona del Poro e di Torre Galli, e anche di Santa Domenica di Ricadi. La parte paleontologica invece proviene quasi tutta da Cessaniti e da Santa Domenica. C'è un reperto di Metaxiterium, che è stato dalla Società Paleontologica Nazionale è stato indicato come il rappresentante della Calabria dei reperti paleontologici. Questa è una novità.